E per tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove vi volevo spiegare il senso del video con Giulia e Lorenzo, che in realtà non ha senso. Pure rime, Diego. Ok, praticamente volevo tornare con YouTube su un video dove spiegavo la causa della mia assenza. Invece non l'ho potuto fare. Cioè, non ho potuto fare perché... Allora, la causa della mia assenza ve la dico ora. Io pubblicavo video normalmente. Poi ho registrato un video che volevo mettere su YouTube, speciale 20 iscritti. Però non mi hanno pubblicato, perché mentre si stava pubblicando sono dovuto uscire di casa e quindi mi sono portato il telefono. E dopo quel momento non mi ho più caricato video ed era da più di 3 mesi che non mettevo video. Allora abbiamo fatto questo video e ho provato a pubblicarlo. Non me l'ha caricato perché mentre si caricava me ne sono dovuto andare di casa. E quindi niente più internet. Sono andata a casa Latina, dove ho una connessione molto veloce. E allora l'ho provato a mettere lì. Lo metto a caricare dopo un po', dopo abbastanza minuti, sulla barra del telefono vedo. Vedo il segno di YouTube, penso, vabbè, sarebbe il messaggio che o non si è caricato il video, oppure qualche YouTuber che segue ha fatto un video, perché ne seguo molti. Vado a vedere, abbasso la barra, vedo, video completato. Allora tipo io lì tutto felice che il video si era completato, e quindi niente, ho rimesso un video. Che bella l'elica, guardate lì. Ok, comunque volevo dirvi, i video con Lorenzo e Giulia non era, diciamo, non era, come posso dire, è stato fatto così alla svelta perché non era preparato, cioè noi non sapevamo che dovevamo fare quel video, solo che ero lì, avevo il telefono, lei aveva la connessione. E allora abbiamo girato questo video e poi l'abbiamo caricato. Ho visto che ha preso un like. E a me questo mi basta. Mi basta sapere che a una persona almeno piacciono i miei video. Un almeno 1 su 24 ci sta, dai. Non è che ci sta tanto, però per me sì. Ok. Io qui ho una cosa che voglio farvi vedere. Con questi 3 bastoni, cioè con questi 2, farò volare questo, perché mi va. Praticamente si usa così, un attimo, speriamo che si veda. Ok, questa inquadratura la posso usare, si vede abbastanza bene. Io devo comprare una GoPro, anche se non so come si fa. Ok, cioè non... Vabbè, comunque si fa così. Non è che non so come si fa a comprare la GoPro. Non so come si fa. Cioè, mi servirebbe un cavetto per trasferire video della GoPro sul telefono. Così, tipo, se faccio un video su Pokémon Go, ve lo posso far vedere. Ok. Infatti che posso fare comunque il video di Pokémon Go, perché Pokémon Go ce l'ho sul tablet, che non me lo posso scaricare sul telefono. Ok. Olì, con giro! Oh! Che cazzo ho fatto? Oddio, che cazzo ho fatto? Va bene. No, rimettiamo il bastone, meglio. Ok, sono tornata con il bastone. Comunque, io molto presto vorrei portare un gioco. Molto presto, quando posso. Vorrei portare un gioco che sicuramente tutti voi conoscete, un attimo. Ok, qui sto bene. Che tutti voi ovviamente conoscete, credo. GTA. GTA 5, lo vorrei registrare e portarlo. Pure più Wheels. Vedo quale posso registrare. Allora, giù nei commenti, che tanto non succederà perché... Secondo me non succederà. Giù nei commenti lasciatemi se volete prima più Wheels o GTA. E io vi porto quello che volete. Basta chiedere.
supportare pure molti altri giochi, consigliatemi. Qui giù nei commenti consigliatemi i giochi che volete. Se posso li porto, se non posso non li porto. Anche challenge. Challenge brother. Sì, perché le faccio con i miei fratelli. Sono con degli amici, ma non credo. E poi se volete vedere una mia cugina nei video, 100 iscritti e poi comparirà. Ho detto, se vuoi un compagno almeno 100 iscritti. La Madonna. E la Madonna, 100 iscritti, che cazzo. Un giorno ci arriveremo, la vedete, se no no, non la vedete. Perché mi deve truccare in un video. Ho detto tutto, mi deve truccare. Speciale 100 iscritti, mia cugina mi trucca. E c'è pure l'altra cugina, meglio ancora. Che mi tratta più bene di quell'altra. Ok. Io un giorno di questi dovrei andare a pesca. Non credo proprio uno di questi, però dovrei andare a pesca. E forse farò un vlog. Nei momenti solo in cui prendiamo dei pesci, io, mio padre, mio fratello e chi altro verrà. Solo nella parte in cui prendiamo dei pesci. Se no non credo che filmerò, sarebbe troppo noioso. Comunque, mio zio, se comparì, che questo sono di mio zio, se comparì in Francia quando è andato, sicuramente si vedranno sotto sopra. Beh, questi è comparì mio zio. A me e mio fratello ci ha comprato delle canne da pesca, così finalmente abbiamo la nostra. La mia sarà tipo 5 metri, non lo so. Vabbè, comunque. Aia. Vorrei portare molti più vlog in giro, solo che per questo mi vorrei comprare una GoPro. Solo che non ho soldi messi da parte, perché cioè avevo 10, no 11 euro, e tipo 70 centesimi credo. Solo che sono andata a una festa a Cisterna e l'ho spesi tutti. Due pesche degli animali, in cui ho vinto un pulcino e l'altra un pesce rosso. Sì. Mi sono preso il pulcino più piccolo che c'era, piccolo così. Prima gli ho detto, oh, dammi quello che è grande. Ma no, voglio quello che è piccolino. Stava tipo, girava per la gabbia. Piano piano ho visto quello tipo, lo voglio. Era minuscolo, è bellissimo. Un giorno ve lo farò vedere. Vabbè, poi sono andato a sparare le lattine, ne ho prese due. È la prima volta che sparavo. Ho vinto portachiavi con un emoji, che adesso non ho con me. Molto bella. Che a me piacciono molto le emoji. Infatti un giorno vorrei andare da Full e prendermi un sacco di emoji. Ci sono le calamite emoji. Allora, le emoji calamita, emoji antistress e emoji pupazzetto. Che fanno pure il suono. Poi un'altra cosa che voglio, che devo ordinare, assolutamente su Amazon, se c'è. La cacca di Arale, quella rosa. Sì, mi sono umiliato solo con questa faccia, però era troppo bella. Quindi la cacca di Arale rosa, molto bella. Ok. E quindi mi dove... Mannaggia, le zanzare mi stanno a mangiare. Sto mangiando le zanzare. Allora, dovevo mettere i soldi da parte. Il che questa cosa è molto buona, perché tra Natale, Epifania, Pasqua. Tra Natale, Epifania, Pasqua, il mio compleanno, la mia cresima e tutte le altre festività, i soldi aggiuntivi così a cazzo, potrei risparmiare molto. Anche perché al mio compleanno di solito mi vengono regalati 50 euro da mia nonna. E mi potrebbero arrivare dei soldi a random dalla Francia. Perché una volta che mia nonna era ritornata dalla Francia, così random, mi sono arrivati 20 euro. Che ho usato per delle cuffie. Che si sentono di merda. Cioè mia cugina, non quella che deve comparire nel video, forse comparirà pure lei. Si è comprata delle cuffie a 16 euro che si sentono benissimo. Io le ho pagate 29 euro. Si sentono una merda, cioè si sente tutto. Boh.
Cioè, non so nemmeno quelle che ti metti tipo le orecchie dentro così, no, così. Cioè, stanno appoggiate alle orecchie e fanno male qualche volta. E quindi io sono rimasto male. Sono 10 minuti che registro, arriviamo a 11. Forse 12, non lo so. Ok. Non so se finire. Una volta ho fatto un video di 7 minuti. Ok. Comunque volevo dirvi questo, che non abbandonerò. Praticamente tutto si vede bene. Volevo dirvi solo questo, che non abbandonerò mai YouTube, perché YouTube, io ho deciso che nella vita voglio essere qualcuno. Ho provato a fare un video su YouTube, il mio primo video. Ah, voglio fare pure la reaction ai miei vecchi video. Un giorno la farò, ditemi se la volete. Cazzo. Vabbè, comunque la farò. Che mi va. E comunque voglio dirvi solo questo, che ho scoperto YouTube, il mio primo video, Twilight Time, un gioco della merda. È stato un video abbastanza imbarazzante. E poi hanno detto che tipo mia cugina, un'altra mia cugina mi ha detto, ho visto tipo, oh ma tu fai video su YouTube? Ho visto il video, mi sono scaricato quel gioco, non mi stacco più, tipo sto sempre così, ah! E vabbè niente. Poi è arrivata la mia ex e mi ha detto, oh Nico, fai video su YouTube? Tipo sì. E quindi già si iniziano a manifestare chi mi prende in giro e chi invece sotto i commenti mi chiede di continuare a fare video. Io questo l'ho perso molto, perché diciamo che adesso il mio sogno è diventare uno youtuber. 11 minuti, raga. Stiamo quasi a 12 minuti. Vabbè, arriviamo a 12. Comunque vi volevo dire che il mio sogno è fare lo youtuber, quindi non lascerò mai YouTube. Continuiamo così. Quindi se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi. Ciao!